tutta quest'acqua. Questi disastri naturali sono definiti in modo sbagliato. Non c'è nulla di naturale in questi disastri. Sono disastri provocati dall'uomo a causa della nostra incompetenza nella gestione delle acque. Ha piovuto tanto in maniera imprevedibile, incontrollabile, oppure c'è qualcosa che non va nella nostra gestione del territorio? Le alluvioni sono quasi sempre conseguenza delle attività umane. Le favoriamo per il tipo di agricoltura che facciamo, per come gestiamo i nostri boschi, per il tipo di cementificazione, la grande cementificazione che stiamo facendo nei territori e anche per come gestiamo o non gestiamo il territorio. Per fortuna però possiamo fare qualcosa, ci sono dei metodi per intervenire in modo efficace. In questo video cerchiamo di capire perché succedono questi fenomeni e come possiamo intervenire. Lo facciamo con l'aiuto di due esperti, Zach Weiss, che si occupa di gestione dell'acqua, e con Paolo Pileri, che si occupa di suolo. Qui in Italia si verificano molte alluvioni, con un ritmo e un'intensità crescenti ogni anno. Il pensiero prevalente è quello di pulire e raddrizzare i corsi d'acqua, ma se da un lato questo libera le acque dalle inondazioni in un punto, dall'altro crea un'intensità maggiore, un'alluvione più intensa a valle. Si tratta di un guadagno a breve termine a fronte di danni enormi a lungo termine. Il suolo è una spugna, una gigantesca spugna che ha la capacità di impregnarsi d'acqua, di trattenerla e di rilasciarla lentamente. Il suolo è la grande pelle del pianeta. Se il suolo non viene disturbato, il pianeta si salva e capiterà anche a noi di salvarci. Perché il 30% della biodiversità sta in questi spessori qua. 30% della biodiversità. La biodiversità è la grande medicina della terra e quindi anche nostra. Questa grande spugna però funziona sempre meno perché manca una vegetazione di copertura, perché c'è poca materia organica, perché il suolo è sempre più compattato. L'acqua e la salute del suolo sono totalmente collegate e interconnesse. Più abbiamo terreni sani e ricchi, più agiscono come una spugna, aiutando l'acqua a infiltrarsi più in alto nel paesaggio, per poi tornare ai nostri corsi d'acqua. Qui dentro ci vivono collemboli, funghi micorrizici. Le radici di tutta questa vegetazione assume nutrienti dal suolo attraverso questi filamenti fungini che si avvolgono sulle radici e scambiano, danno alle radici azoto e fosforo e prendono dalle radici glucosio, ovvero quel glucosio che è fatto di carbonio che arriva a sua volta dalla CO2 che viene sottratta dall'atmosfera e quindi mitigando i disastri climatici. Le alluvioni e siccità sono in realtà due facce della stessa medaglia. Creando l'alluvione si crea anche la siccità e la soluzione è la stessa per entrambi i problemi, per quanto possa sembrare strano. Distribuire effettivamente le acque di piena, non blindando e raddrizzando i corsi d'acqua, ma lasciando che l'acqua ritorni nella sua piana alluvionale in alcune aree, è proprio ciò che stabilizza davvero il paesaggio e lo rende resiliente durante i periodi di picco. Per me la preoccupazione più grande che dovremmo affrontare è l'interruzione del ciclo dell'acqua. Abbiamo tutti questi problemi, ma ne abbiamo alcuni molto chiari che possiamo risolvere, creando una ritenzione idrica decentralizzata, trattenendo l'acqua nel paesaggio in tanti luoghi diversi, possiamo davvero mitigare e ridurre le inondazioni estreme a cui stiamo assistendo in tutto il mondo e in particolare qui in Italia. We can really mitigate and reduce the extreme flooding that we're seeing all around the world and particularly here in Italy. Dopo la pioggia, l'acqua che si infiltra nel terreno comincia a scorrere e poi emerge in alcuni punti. Noi stiamo gestendo proprio questa situazione, creando dei bacini di accumulo, cerchiamo di mantenere quest'acqua il più possibile nel nostro terreno per farla penetrare in profondità. Zach Weiss ha studiato con Sepolzer, il permacultore austriaco che disegna i paesaggi con l'acqua. Il suo lavoro è molto richiesto e ha un mantra: raccogli, distribuisci e infiltra. Naturalmente parliamo dell'acqua. E queste parole, questo concetto l'avevamo già incontrato insieme a Lorenzo Costa. Sepp mi ha aperto gli occhi sul mondo e mi ha cambiato mentalità. Essendo una persona che ha sempre amato la natura e che voleva collaborare con essa, questo mi ha dato azioni reali e tangibili che possiamo fare per il miglioramento della natura per un futuro comune migliore. Una delle lezioni più importanti che ho imparato da Sepp è quanto sia importante l'acqua. Sono sempre stato molto attento alla natura, ma in realtà l'acqua è la base di tutta la vita ed è parte integrante di tutto ciò che vediamo nel mondo naturale.
Il 70% della vita è costituito dall'acqua e quando riusciamo a lavorare correttamente con l'acqua, il 70% del lavoro è già stato fatto. Non credo che ci sia un segreto per il risanamento dell'acqua, anzi credo che sia qualcosa di liberamente accessibile a tutti, ma si potrebbe dire che il segreto è uscire fuori durante un temporale. Perfetto, raccoglie l'acqua, pare figata, si riempie, bacino di raccolta, il canale con la pendenza, perfetto, guarda come scorre, bellissimo. Va del roba! Raccolta dell'acqua piovana! Se vi trovate all'esterno durante un temporale, vedrete esattamente come il paesaggio sta ricevendo l'acqua. Se le acque scorrono verso il basso, causando danni ed erosione, se vengono invece ricevute, infiltrate e diffuse nel paesaggio. Tutto quello che c'è da imparare si può apprendere indossando una giacca e uscendo fuori sotto la pioggia. Prima di andare avanti metti un bel like per aiutare questo video a girare. Per affrontare le alluvioni quindi non dobbiamo raddrizzare i fiumi, alzare gli argini, togliere la vegetazione sugli argini, dobbiamo fare tutt'altro, dobbiamo permettere all'acqua di muoversi naturalmente, di occupare le pianure alluvionali che erano il suo sfogo naturale. Dobbiamo anche smettere di pavimentare tutto, basta con il cemento, con l'asfalto e se possibile andiamo a scoprire anche suoli già coperti. L'errore più grave è stato coprire troppo il suolo, cementificare tutto, abbiamo impedito all'acqua di avere i suoi sfoghi naturali. E il rapporto che c'è tra il consumo di suolo e l'alluvione è molto semplice. Se io tappo, sigillo completamente la superficie permeabile, il suolo è una spugna. Se noi invece la tappiamo con i nostri asfalti, cosa vuol dire? Che l'acqua non può più penetrare. E se non può più penetrare, rimane in superficie. E se rimane in superficie, la quantità d'acqua che rimane in superficie è sino a 6 volte di più di quella che potrebbe invece infiltrarsi, di conseguenza deve andare da qualche parte. E la massa, aumentando di 6 volte, la forza con cui l'acqua va dappertutto aumenta anche di 6 volte, quindi è un disastro. Quindi noi dobbiamo scorticare le nostre città, dobbiamo assolutamente tirar via il più possibile l'asfalto che c'è e nel frattempo fermare il consumo di suolo. Poi ci sono tutte le superfici impermeabilizzate con il cemento, con l'asfalto, che ricoprono più del 7% del territorio italiano. La vecchia idea che devo consumare suolo per incassare oneri di urbanizzazione con cui poi andrò a pagare altre opere o servizi è oggi un percorso che non sta più in piedi, perché i danni che vengono perpetrati al ciclo ambientale sono di gran lunga superiori a quello che tu incassi in quel momento, e non solo sono superiori per quello che tu incassi in quel momento, ma quello che tu non incasserai poi gli anni a venire, ma che dovrai comunque tamponare i danni ambientali che quella cementificazione continuerà a produrre nel tempo, aumento di temperatura, l'impermeabilizzazione, produrrà comunque sempre alluvioni. Bacini di infiltrazione, fasce alberate, swale o fosse livellari, terrazzamenti, sono tutti sistemi che possiamo utilizzare per trattenere l'acqua, per farla infiltrare e quindi limitare il rischio delle alluvioni. Raccogliendo acqua abbiamo anche molti altri benefici. Quindi l'acqua è davvero una cosa straordinaria, si raccoglie, si genera vita. È incredibile vedere la risposta quando si porta l'acqua in un paesaggio. Ci sono più uccelli, più animali, portano più semi, c'è più vegetazione, si verifica una serie di effetti a cascata. Credo che una delle cose più importanti che ho imparato dall'acqua sia che quando si lavora con essa si fa il primo passo e poi la natura fa 10 successivi. E se ci si prende tempo di essere umili e di imparare dall'acqua, i propri sforzi possono arrivare molto lontano, molto più velocemente di quanto si possa immaginare. In tutti i progetti, ma soprattutto in quelli come per esempio la piscina naturale, è incredibile la differenza tra il cemento e la piscina tradizionale, dove le rane quando saltano in acqua spesso muoiono avvelenate. Noi umani quando saltiamo in acqua moriamo più lentamente a causa del veleno. Mentre quando si usano queste piscine naturali si torna un paio d'anni dopo ed è circondata da fiori, da insetti, libellule e uccelli. E mentre si nuota è come se sopra la testa ci fosse una pista d'atterraggio con la vita che sfreccia tutto intorno, tartarughe che si avvicinano all'acqua, rane che si avvicinano. È davvero incredibile la quantità di vita che si crea non appena si porta dell'acqua sana e naturale in una proprietà.
Questo non è molto noto, ma circa la metà del flusso dei corsi d'acqua non è costituito da acque superficiali, bensì da acque sotterranee. Il processo di movimento dell'acqua attraverso il suolo è ciò che crea le acque sotterranee. In molti luoghi, infatti, si verificano enormi ondate d'acqua con grande distruzione e carneficine, e poi ci sono invece lunghi periodi di siccità nel mezzo. Più aumentiamo la fertilità dei nostri suoli, la salute delle nostre foreste, più contribuiamo a bilanciare questi estremi, in modo che quando ci sono periodi di abbondanza, l'acqua entra lentamente nel terreno. Una parte minore di essa si dirige verso i corsi d'acqua e poi quell'acqua viene immessa in quei corsi d'acqua 1, 2, 3, anche 6 mesi dopo le ultime piogge. In natura tutto è connesso, non possiamo pensare di affrontare problemi come le alluvioni o il cambiamento climatico senza cambiare profondamente il nostro atteggiamento nei confronti della natura. Tutte le forme di vita contribuiscono all'autoregolazione del pianeta, la vita fa in modo che si mantengano le condizioni per la sua prosperità, perciò dobbiamo innanzitutto preservare la vita. In many ways, I feel like when we took on this... Per molti versi mi sembra che quando abbiamo intrapreso questa testarda adorazione della scienza abbiamo gettato via tutta la comprensione del mondo. Cerchiamo di capire sempre di più su poche cose, finché non sappiamo assolutamente niente. Penso che il rapporto tra fiumi atmosferici, precipitazioni e foreste sia un esempio molto chiaro. Le culture indigene di tutto il mondo per molto tempo hanno saputo che le foreste attirano la pioggia. Ora la scienza occidentale ignorava queste persone, gli indigeni, pensando non fossero preparati, e non capendo in realtà che le foreste crescono proprio in regioni con elevate precipitazioni. Ora stiamo scoprendo che in realtà avevano ragione gli indigeni e che noi ci sbagliavamo, perché ci sono due elementi davvero importanti. Uno è la componente biologica delle precipitazioni. Gli alberi producono microrganismi igroscopici che trasformano il vapore e acqua in cristalli di ghiaccio, gocce d'acqua, nuvole e poi pioggia. In Amazzonia, ad esempio, dal 50 all'80% delle precipitazioni è determinato da questi microrganismi prodotti dagli alberi all'interno delle foreste. Inoltre, attraverso i meccanismi dell'acqua, abbiamo questo effetto chiamato pompa biotica, per cui mentre si formano le precipitazioni, la pressione diminuisce e l'umidità della costa aumenta. Questa era un tempo una teoria, ma purtroppo viene dimostrata sempre più spesso. Man mano che perdiamo le foreste, che assistiamo a perturbazioni nei modelli di precipitazione, ci accorgiamo che sono le foreste a chiamare la pioggia, in un senso molto scientifico. Ora, al contrario, quando ripristiniamo le foreste, quando rivitalizziamo i paesaggi, assistiamo ad un aumento delle precipitazioni, e precipitazioni più equilibrate, non solo per quei luoghi, ma anche sotto vento. Molte volte lavoriamo contro la natura. Per esempio, è il caso di questi corsi d'acqua puliti e raddrizzati. Si tratta di un sistema disturbato che la natura sta cercando di correggere con forza, facendo crescere alberi, facendo cadere alberi nei corsi d'acqua per creare dighe di contenimento. Noi, pensando che questo sia un problema, arriviamo e puliamo e spogliamo tutti i corsi d'acqua, creando invece le inondazioni a valle. Io dico davvero che questi disastri naturali sono chiamati in modo sbagliato disastri naturali. Non c'è nulla di naturale in questi disastri. Sono disastri provocati dall'uomo a causa della nostra incompetenza nella gestione delle acque. I misteri dell'acqua sono davvero infiniti. Se pensiamo alla nostra attuale comprensione sull'acqua, ci sono 72 anomalie, ovvero dei modi in cui possiamo osservare il comportamento dell'acqua e che non hanno spiegazione. Cosa possiamo fare noi contro le alluvioni? Intanto impegniamoci perché cambi la gestione del territorio in modo da tornare ad assecondare il naturale movimento delle acque. E poi chiediamo di bloccare completamente la cementificazione dei suoli. Abbiamo già tantissimi suoli impermeabilizzati, quindi non significa bloccare il settore edilizio, semplicemente andiamo a recuperare le zone già compromesse. Il lavoro non manca. Cosa possiamo fare di pratico? Intanto teniamo i nostri suoli coperti con la vegetazione. Riportiamo biodiversità, piantiamo alberi, ci servono tanti alberi, ci serve fertilità nel suolo, evitiamo le monocolture e poi, quando possibile, evitiamo di pavimentare dove non serve, teniamo i nostri giardini liberi di respirare, raccogliamo, distribuiamo e infiltriamo l'acqua. Aiutateci anche a far girare questo video, condividete, mettete un bel like e ci vediamo al prossimo. Grazie di tutto, ciao!